Bentornati a Bel Tempo si spera. Il Bel Tempo lo porta questa mattina alla figura di un uomo, lo chiamavano l'apostolo dei lebbrosi, il ricco di Dio, Marcello Candia. E per raccontare di lui diamo il benvenuto, il bentornato a Monsignor Ennio Apeciti, delegato delle cause dei santi della diocesi di Milano. Grazie Monsignor Apeciti. Grazie a lei. Vuole partire per questo viaggio assieme a noi subito. Cominciamo ad entrare in confidenza con Marcello Candia. Sentite qua. Ogni giornata dovevi iniziare, continuare la giornata e terminare con un legame al Signore, cioè per conto mio tutto quello che possiamo fare nella nostra piccolezza di azione ha un significato se riferito a Dio. Ringraziamo per questo contributo specialissimo, tratto dai 100 volti di Marcello Candia, una produzione voluta, scritta, diretta appunto da Carlo De Biase. Davvero vi ringraziamo tantissimo, distribuita tra l'altro dagli Audiovisivi San Paolo. Monsignor Apeciti, un gigante, non solo per la stazza, ma con un cuore enorme, coraggioso, un uomo nato ricco, molto ricco, che poi capisce che la sua vita è altrove. Chi era Marcello Candia? Lei mi provoca, non so se partire da un ricordo personale e poi dalla descrizione storica. Parta da quello che lei sa. Il ricordo personale lo vedevo nelle immagini di quella lebbrosa e poi delle mani, perché quando abbiamo fatto il processo di beatificazione sono dovuto andare appunto là in Brasile, a Marituva, e ricordo che il missionario mi portò come testimone e mi disse: da Maria, una lebbrosa, entrammo in questa stanza terrificantemente sporca, lo chiamavo l'inferno, il lebbrosario di Marituba. Lei era posta su un tavolaccio perché era ormai senza gambe, coi moncherini senza dita, resa cieca dalla lebbra, il naso era caduto, le orecchie erano cadute, quindi appunto impressionante, no? E entrammo alle sue spalle, il missionario, il tipico missionario ambrosiano, pieno di voce che tuonava, le gridò: Maria, ecco qui, disse il sacerdote per Marcello Candia. Lei, probabilmente sentì solo Marcello Candia, sussultò e, non avendo appoggi, cadde, sbatté la testa indietro, un rumore terribile, continuava a battere la sua testa eppure rideva. E io sono rimasto stupito perché vedevo questo moncherino di essere umano che però sorrideva. Ho ancora in mente le parole in brasiliano che disse, no? Oh, Marcelo, eu sabia que você voltava aqui agora. Sapevo che tu saresti ancora tornato, ce l'avevi promesso. Lì ho detto, questo era un santo. Questa donna che, contenta pur nelle sue mutilazioni, sapeva che sarebbe tornato, gliel'aveva promesso, come, se vogliamo, la risurrezione. Questo, se posso dire, perché lì ho capito che quello che avevo con cui avevo a che fare era un santo. Poi, certo, potrei dire una figura bellissima, perché nasce, a me piace dire, per caso a Portici, quindi appunto, quindi unisce l'Italia, perché suo padre era un imprenditore, e poi però a Milano questo giovane che segue la carriera paterna, che scopre la sua vita proprio mandato in vacanza a Rio de Janeiro, ma casomai ne arriveremo dopo, no? E decide di seguire le orme paterne, fondando, trasformando l'azienda nella delle più importanti aziende europee di produzione di anidride carbonica. Diciamo per obbedienza, perché quelli erano i tempi in cui un figlio non si poteva sottrarre agli obblighi di famiglia. Studia tantissimo, 3 lauree, biologia, chimica, farmacia, insomma uno che dice: sì, devo prendere questa strada, la seguo, però... Però appunto, però do quando? Da ragazzo, da adolescente, sensibilissimo, con certi grandi desideri, e muore sua madre, muore improvvisamente, la crisi, perché appunto, perché il Signore ha permesso questo? La crisi che lui risolve dicendo: feci un salto deciso verso Dio. Perde anche un anno scolastico, quindi poteva dire vabbè, si è arreso, e dopo si è ripreso, per Dio si è ripreso, e da uno che è stato bocciato, a me piace proporlo come patrono dei bocciati. Bellissimo. Perché diventa poi quello che, come ha detto lei, prende addirittura 3 lauree, avrebbe fatto anche la quarta. Che rapporto aveva con Dio Marcello Candia? Allora, la mamma lo educa all'altro, sì. Era uno, almeno
mi confermi che andava in giro anche dopo la guerra a raccattare gli scarti dell'umanità, era quello che la carità la faceva vera, sapeva cosa significava, si era impegnato anche per gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Ma questo senso assoluto dell'altro, che a un certo punto per il quale molla tutto, come gli viene? Che cos'era per lui il prossimo? Il prossimo era proprio, se vogliamo, Cristo stesso. La preghiera che abbiamo visto, Cristo non ha mani le nostre, soltanto le nostre mani. Il prossimo è Cristo che incontro, Cristo che mi parla, Cristo che vuole provocare me stesso, vuole chiamarmi a saperlo amare e servire, no? Per questo l'importante era appunto, c'è sempre tanto bisogno da fare. E perché in ogni persona io ritrovo una dignità. Lui, per esempio, gli operai di cui era l'imprenditore, non li trattò mai da operai, perché erano appunto prima dei fratelli. Quando la ditta, come sa, esplose per un difetto di... Loro producevano acido carbonico, avevano questo monopolio in un certo senso, una fabbrica esplode. Perché avevano portato macchinari nuovi, l'avevano rinnovata, esplode, muoiono due operai, la ditta è distrutta completamente. Allora lui rimanda il progetto, aveva già l'idea di partire perché aveva già seguito tantissimi casi, aiuti per l'Africa, è Montini che lo sollecita ad andare poi in Brasile e decide non partirò sino a che i miei operai non avranno tutti riottenuto lo stipendio e il lavoro garantito, non posso andare a realizzare i miei sogni, il mio sogno, la mia vocazione è qui, questo incidente mi chiede di servire per primo questi miei operai, i dipendenti se vogliamo, per loro. Monsignor Apeciti, che carattere aveva? Lui era intransigente, era severo, era com'era? Granitico per certi aspetti. Direi che era un signore perché ha visto, si vede molto bene, è sempre molto elegante, molto preciso. Per esempio veniva a Milano in Italia a Natale per andare a trovare i suoi compagni, i suoi amici, le persone che aveva conosciuto, sempre molto elegante, portava sempre una rosa, uno dei suoi simboli è la rosa che lascia come segno, se lei va in Brasile in tutti i suoi luoghi in cui è stato c'è la rosa. Le rose, i fiori, la gentilezza, questo mi sembra che sia importante perché è la delicatezza che lui ha. Accanto, quella che lei ha detto, l'intransigenza, io direi il rigore che bisogna avere, il bene va fatto bene. Allora il rigore, come la ditta deve funzionare, così deve essere funzionale l'ospedale bellissimo che lui fece appunto a Marituba, a Macapà, che è molto bello perché addirittura, penso le sappia, il pavimento è fatto in modo che sia come il fiume, il Rio delle Amazzoni, di quel colore, l'altezza deve essere come le piante, quindi verde, perché il malato, il povero, quello che è stato preso dalle capanne, non può andare in un ospedale, in una clinica. E stiamo parlando di 40 anni fa, non delle nuove soluzioni umanizzanti della sanità a cui pensiamo essenzialmente adesso. Monsignor Apeciti, lei ha parlato del futuro Papa Paolo VI, del Cardinal Montini, che gli dà una spinta, ma c'è un altro incontro importante nella sua vita, è quello con Giovanni Paolo II, guardate qua. Il primo viaggio in Brasile nel 1980, l'indimenticabile Papa polacco dalle mille frontiere aperte volle conoscere e abbracciare Marcello e un malato di lebbra, Adalucio, particolarmente a lui amico. Segno di una condivisione e di un apprezzamento che lo ha spinto, 10 anni dopo, a guardare con benevolenza alla causa di beatificazione. Mentre spingevo la carrozzella di Adalucio, stretti da tutte le parti da persone che volevano avvicinarsi al Papa, ho visto che lui si dirigeva verso di noi per mettere le mani sul capo di Adalucio con un gesto di benedizione e di amore. Sono stato colpito dal suo sorriso così intenso di paterna ed affettuosa comprensione che mi ha riempito di gioia e che ha impresso nel mio sguardo e nel mio animo un'immagine di bontà che ricorderò finché avrò vita. Il Papa che vuole conoscere, il Papa a cui arriva l'eco di questa grande impresa, faticosissima, perché Monsignor Apeciti, quando rileggiamo queste figure, tendiamo a essere forse troppo buonisti, a semplificare troppo. Lui ne ha viste di tutti i colori nella sua vita personale, ma anche come imprenditore e anche come benefattore. Non fu facile per lui realizzare il suo sogno. Esatto, sia perché dovette vendere tutto e sistemare le sorelle e il fratello, perché era il primo dovere era verso la sua famiglia. Una famiglia che, non, con tutto il rispetto, ma capisco anch'io loro, non capivano perché abbandonare gli agi comodi, un'azienda così. Lui che era il vero cervello, la vera guida della famiglia.
e quindi anche l'incomprensione personale degli amici, ma proprio familiari. Poi quando arriva là in quella terra dove è importante, lo disse poi, si suda stando fermi. E quando aspetta il Papa, poi arriva in questo deserto, quando se bisogna andare, tornare, ma allora 20-30 anni fa, quando arrivò lui, addirittura poi nel 68, quando arrivò appunto a Marituba o a Macapala, la pista dell'atterraggio dell'aereo era in terra battuta. Oggi? E oggi è la strada principale della città di 6 corsie. Tanto si è sviluppata. Siamo all'equatore, il campo di pallone di Marituba ha un lato sull'emisfero nord e l'altro sull'emisfero sud. Si gioca su due mondi. Ma detti questi particolari, lui vuole fare questo ospedale, c'è un bisogno enorme, la lebbra è incontenibile, ma anche le malattie, perché si viene dalle isole del Rio. E ha sempre detto, mi è sempre piaciuto, che ha costruito 3 ospedali perché faceva arrivare il materiale, il migliore che c'era, non si fanno le cose abborracciate. Però giustamente quando arriva il materiale che viene accumulato, di notte la gente ruba, ma nel senso bello, ha bisogno di farsi la casa perché le invasioni sono così, al mattino deve esserci già una casa, allora il governo ti lascia il terreno, ricompera le cose, il materiale, non si scoraggia mai. Va avanti finalmente, allora decide di subito costruire per salvare il salvabile, il materiale che lui procura, il migliore che ci sia. Quindi la fatica, ma perché? Perché rubano sempre. Poi quando comincia a nascere l'ospedale, l'inevitabile incontro. In Brasile un tempo, non parlo adesso, ma... Oddio, la corruzione... visti gli ultimi sviluppi, penso che non siano cambiate molto le cose. Però devo essere prudente, mi raccomando. Lo dico io, leggendo i fatti, per carità. La corruzione, il governatore gli chiede le bustarelle, se vuole i permessi deve pagare la tangente. E lui si rifiuta, in quel senso è l'intransigenza, non bisogna mai fare compromessi. Il bene si è fatto. E in nome di questo patisce anche un processo. Viene anche denunciato, processato, proprio e deve subire anche l'onta, l'umiliazione di essere giudicato come uno che ha sfruttato la popolazione e che appunto ha corrotto, perché ha presentato documenti appunto volendo fare un progetto diverso da quello che era stato presentato. Le carte si possono sempre imbrogliare. Lui non si arrende, non si piega, non rinuncia, non si ritira e va avanti fino in fondo. E poi, altra cosa. E fare un'opera bisogna, ripeto, andare un pochettino in Brasile, perché passare il tempo lì, in mezzo ai lebbrosi, in mezzo ai poveri, in quel clima, ti scoraggi. Gli stessi cooperatori spesso non resistono per qualche mese, ma quando poi sudi anche stando fermo, quando poi trovi la gente che ruba e che ti porta via tutto, anche le suore che lui portò accettano ancora adesso di essere derubate di notte dai poveri. E molti collaboratori vengono e lo lasciano solo, è rimasto solo, praticamente la sempre solo. L'ha sentita davvero. Tanto addirittura, esatto, che quando poi è finito l'ospedale, per garantire la continuità, perché non è la solita opera fatta per fare del bene, poi basta, finito via. L'affida ai camiliani. I camiliani, imprenditori, a quel punto ottenuta l'opera, la struttura, gli dicono che non ha più senso che lui abiti dentro, non è più suo l'ospedale. E lui con molta umiltà si fa fare una casa, si trasferisce, lascia la sua opera, quella che lui ha voluto intitolare i suoi genitori come memoria loro, senza nulla ribattere. Gli importa che funzioni bene per i poveri. Questo non significa che non ci siano stati anche momenti di crisi, i momenti di buio, ma noi abbiamo imparato che i santi, questa crisi, questo buio, devono anche provarla, proprio per essere ancora più convinti della loro opera, esatto, della loro conversione. Sentiamo ancora. Molte volte, se devo essere sincero, si va in crisi. Si va in crisi non tanto e non solo per il caldo, la malaria, le zanzare, quando si va a visitare queste capanne di estrema povertà, di estrema sporchizia, che in certo senso, venendo dall'Italia, impressiona ogni volta perché non ci si abitua alle cose miserrime, alle cose che vi abbassano. Quanto perché a noi là, come dicevo, si vede quanto è sproporzionato quello che facciamo con le esigenze. E allora le direi più che le difficoltà fisiche del caldo e dell'isolamento dal nostro ambiente, si va in crisi perché si pensa che il nostro lavoro sia un po' inutile. Si ha la netta impressione di essere una goccia d'acqua in un fiume come il Rio delle Amazzoni, che a Macapà è largo 22 km. In effetti il pensare, venendo su, che per motivo religioso, e io dico largo, per motivo umano, altre persone
condividono il mio stesso pensiero, cosa vuol dire? Vuol dire che se anche piccolo, anzi piccolissimo, anche se non risolve niente, ha un valore. Ed ha un valore perché può influire su un'opinione pubblica. Monsignora Chicchiti, Candia era un uomo concreto, bellissima questa immagine che lo ritrae assieme a Madre Teresa. Un uomo concreto, era un imprenditore, ci sapeva fare, però le difficoltà a un certo punto della sua vita erano diventate enormi, sia in casa qui perché non lo capivano e sia lì. Sì. Ha mai pensato chi me lo fa fare? Sì, ha avuto, l'ha anche detto lui, momenti di crisi e ritorna spesso, però non ha detto la frase che poi spesso aggiungeva, però mi basta Dio. Quindi è molto bello perché la crisi che c'è inevitabilmente, quando lui dice che ogni tanto si sedeva sul rio delle Amazzoni, si fermava a guardare il tramonto bellissimo e pensava, sono una goccia nel mare, nel fiume, ma questa basta per Dio. Quindi il vero segreto di Candia per me è stato la capacità di sapere non perdere mai la certezza che il bene che si fa può essere anche una goccia d'acqua, però costruisce l'Eterno, trasforma il mondo come di fatto ha fatto. La sua opera oggi è veramente diffusa anche in Brasile in un modo eccezionale, però non si è mai arreso. Monsignor Vecchiti, una piccola provocazione mi permetta. Sa, perché noi spesso diciamo, beh, ognuno di noi c'ha i soldi, fa quello che vuole, lascia un'opera, ben venga che riesca anche a sopravvivere a noi. Perché però è santo? Perché è stato riconosciuto tra l'altro nel 2014 proprio l'eroicità delle sue virtù, perché adesso si attende il miracolo per vedere davvero, per vederlo beato e poi santo. Insomma, perché noi lo celebriamo così e non semplicemente come un benefattore? Perché, oserei dire, primo perché è l'esempio del cristiano qua talis, possiamo usare questa parola, perché più volte gli ordini religiosi, i missionari gli chiesero di entrare tra i missionari, sarebbe stato uno splendore per l'ordine, ma anche per lui avrebbe avuto un appoggio, un sostegno tipico degli ordini religiosi. Lui ha sempre accettato l'amicizia di tutti gli ordini religiosi, in particolare del Pime, ma ha sempre risposto a me basta il battesimo, a me basta il battesimo. Lo fece perché era convinto che è in quanto credente, in quanto cristiano, in quanto battezzato, che voleva fare la sua opera, voleva servire i fratelli. Ha sentito a largo discorso da cristiano umano, l'uomo in quanto tale, il battesimo mi crea fratello di tutti gli uomini che ci sono. Lo identifica, ecco, già per questo. Questo credo sia il vero segreto. La sua santità sarebbe bellissima, solo che essendo, appunto, non avendo ordini alle spalle, gli manca anche il sostegno. Se facesse il miracolo che sogno, tornerei di corsa a fare il miracolo. E quindi promessa che verrà qui a raccontarlo, promessa che verrà a raccontarlo. Noi dobbiamo qualcosa tutti noi a Marcello Candia. Forse sì. Questo può essere anche il primo passo per ritornare a lui e alla sua memoria. Sì. Grazie di cuore, Monsignora Pecic. Promessa. Lasciamo un grande signore, se ci permettete. C'è una grande signora che è venuta a trovarci tra pochissimo dopo la pubblicità, è Lorella Cuccarini. State con noi. Fa piacere anche a lei.